Intervenire in maniera precoce sui disturbi mentali dei giovani, in particolare della fascia di età che va dai 14 ai 25 anni. Questo è l'obiettivo del servizio della ASL di Pescara, attivato il 1° ottobre e comunicato oggi nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, provvisoriamente ubicato nella sede di Via Pesaro in attesa della riconsegna degli ambulatori di Viareggio in fase di ristrutturazione. È stato questo, diciamo, evento della pandemia che ha colpito tutti, ovviamente, ma in particolare la fascia adolescenziale, cioè coloro che hanno subito la chiusura scolastica, l'impossibilità di vivere una fase della vita fondamentale in un modo abbastanza spensierato, e quindi la chiusura delle scuole, l'impossibilità di stare con i compagni, di socializzare, di fare attività sportiva, e anche la DAD ha contribuito a degli isolamenti che noi adesso vediamo come effetti di disturbi che arrivano anche al pronto soccorso con ritiro sociale, il cutting, cioè l'autolesionismo non suicidario, soprattutto le ragazze, gli disturbi del comportamento alimentare. È veramente un'onda importante. L'equipe sarà guidata dal direttore facente funzioni Gina Vespucci. Opereranno due psichiatri, due psicologi, due tecnici della riabilitazione psichiatrica, due infermieri e un assistente sociale. A tale servizio potranno fare riferimento la neuropsichiatria infantile, il centro di salute mentale, consultori familiari, ma anche scuole, università o i servizi sociali del comune. Noi dobbiamo intervenire nel primo, massimo secondo stadio, perché se si arriva al terzo o quarto stadio c'è la cronicizzazione e le conseguenze che sono devastanti per la società, come vediamo anche da tanti, diciamo, episodi riportati dai media che si occupano soprattutto di fatti gravi, ma noi tutti i giorni vediamo migliaia di ragazzi interessati da problemi di questo tipo. La popolazione deve sapere che noi spendiamo meno del 3% del Fondo Sanitario Nazionale e Regionale per la Salute Mentale, quando dovrebbe essere 5 e in molti paesi europei è il 10, e spendiamo di questo 3%, che è pochissimo, spendiamo solo il 5% per questa fascia di età, che è quella che, ripeto, dove nascono il periodo della vita in cui nascono i disturbi mentali.